una classe dirigente molto chiusa, ottusa e reazionaria, e spinse le parti più radicali di questa a tentare di ributtare indietro questa richiesta di rinnovamento in modi molto spicci e brutali. L'Italia era anche il paese dove vi era il più forte partito comunista dell'Occidente, vi erano i sindacati più radicati e organizzati di tutta Europa, per cui vi fu nei vertici delle classi dirigenti e degli apparati istituzionali il terrore e il timore che si determinasse una svolta in cui sostanzialmente si perdesse una parte importante, una quota di controllo e di potere sull'andamento di tutto, dell'economia, del funzionamento della vita, delle nuove idee. Qualcuno teorizzò in convegni importanti dell'estrema destra che ormai il comunismo entrava nel nostro paese e lo minacciava, non semplicemente perché l'Armata Rossa sarebbe arrivata come qualcuno pensava e avesse conquistato il paese, ma perché si penetrava attraverso le idee, le agitazioni operaie, le agitazioni sindacali, le mode giovanili, e quindi fu uno sbarramento, un tentativo cercando di scioccare l'opinione pubblica per ributtarla verso una richiesta di ordine, perché si associavano il fatto che erano gli attentati in Italia, le tentate stragi, con il fatto che era ingovernabile il paese, perché c'erano i sindacati, c'erano gli operai, c'erano gli studenti, c'erano i cappelloni, e si sconvolgeva l'ordine costituito precedente. Le stragi arrivano in questo modo, e oggi sappiamo che arrivano in questo modo, perché non è un'ipotesi, perché lo diceva già prima la Claudia Pinelli, ci sono anche moltissimi atti giudiziari. Gli atti giudiziari non sono semplicemente le sentenze, poi dirò qualcosa sulle sentenze. Quando si fanno dei processi, come si sono fatti rispetto alle vicende del terrorismo nero e delle diverse stragi che si sono compiute, si raccolgono testimonianze, documenti, si raccolgono riscontri rispetto alla preparazione di questi stessi fatti, e oggi noi sappiamo da questi atti giudiziari che le cose si sono svolte in quel modo lì, che l'estrema destra si mise in moto facendo il lavoro sporco, violento, del mettere le bombe. C'era anche lo squadrismo che andava a rompere i picchetti operai e studenteschi, e si organizzò nel fare anche le stragi, coperti da apparati istituzionali che vedevano con favore il fatto che si